Buongiorno a tutti con questa bellissima foto di Luca Boldrini pubblicata su Flickr. Oggi parleremo della Programma 101 con un breve video estivo. Il tema che ho già analizzato in dettaglio sul mio video in cui analizzo anche l'architettura del calcolatore è però un tema che merita una piccola analisi a sé, perché è una cosa che viene ripetuta spesso, anche se diciamo è sbagliata, nonostante l'abbia detta il creatore del calcolatore stesso, ossia Pier Giorgio Perotto. Ossia che la programma 101 era programmata in una sorta di BASIC. Sia chiaro, come dicevo nel video che vi lascio in descrizione, il set di istruzioni della programma 101 era davvero semplice rispetto a quello dei calcolatori contemporanei, che spesso utilizzavano delle istruzioni molto logiche, toste da utilizzare se non si aveva un'infarinatura informatica. La programma 101 aveva invece istruzioni matematiche che si applicavano tra l'altro a numeri decimali, non a bit, quindi aveva una struttura più simile a quella di un'ordinaria calcolatrice da tavolo, che rendeva l'utilizzo molto più semplice, nonostante il set di istruzioni fosse quello di un computer a programma registrato in totale dignità. Questa è una cosa da ricordare. Vi lascio un altro link in descrizione sul tema, sul perché la programma 101 è un computer e eventualmente anche una calcolatrice. Prima di tutto una questione temporale. È sbagliato dire che quello della programma 101 era un BASIC ante litteram. D'altronde il BASIC, si sa, è uscito nel 1964. La programma 101 nel 65, c'erano già dei prototipi prima e il set di istruzioni era stato ovviamente già scelto, ma non si può dire che la programma 101 aveva un BASIC ante litteram, è uscita dopo il BASIC. Ma passiamo alla questione di merito, ossia perché la programma 101 non usa un BASIC. Il BASIC è un linguaggio di programmazione d'alto livello, ossia ci vuole un altro programma sul calcolatore perché possa essere eseguito un programma in BASIC, e soprattutto un linguaggio sviluppato per essere molto semplice da utilizzare, utilizza delle parole chiave scritte in linguaggio comprensibile dall'uomo, ad esempio let, che è quello che dice che una variabile vale un tot, oppure goto o gotsub, che sono utilizzati per saltare un altro punto del programma in una sottoroutine. La programma 101 non ha nulla di tutto questo. Ho usato correttamente prima il termine set di istruzioni, una cosa che caratterizza a basso livello il calcolatore. Quello della programma 101 non è un BASIC, è un assembly. Un assembly molto semplice, un assembly sviluppato in modo da funzionare davvero bene con semplici espressioni matematiche, ma pur sempre un assembly. Pensate semplicemente a un fatto, la programma 101 non ha variabili, ha registri. È una cosa tipica dei linguaggi assembly, perché si lavora con i registri della CPU. Poi, al giorno d'oggi, la gran parte degli assembly permettono di utilizzare spazi di memoria come se fossero variabili. D'altronde non abbiamo più 200 e qualcosa byte di memoria. Però il concetto resta, si usano dei registri, anche i salti. I salti funzionano in un modo molto più simile all'assembly, dove si dà un riferimento e si salta rispetto al classico BASIC. Adesso vi faccio vedere, per dimostrare questa cosa, un paragone tra un programma in BASIC e un programma in linguaggio macchina della programma 101. Questo è il codice dell'Angela Game, il noto giochino sviluppato da Perotto per la presentazione a New York, scritto in BASIC dall'ingegner Larini, che avete già sicuramente sentito se seguite il canale, avete visto il video sulla programma 101. Tale programma, come vedete, è relativamente simile ai nostri classici programmi d'oggi, potrebbe essere in un certo senso un programma in Python. Vedete costanti, poi la pulizia dello schermo, il set delle variabili, poi si definiscono delle variabili booleane classiche, si fanno dei cicli e cose così. Insomma, un classico linguaggio interpretato, ovviamente nel nostro caso, ma una cosa che probabilmente si potrebbe capire anche senza essere fini esperti informatici. Qui invece vedete la versione originale nel linguaggio della programma 101, dovete guardare i simboli a sinistra perché il resto è un commento. Questa versione la trovate nel simulatore della programma 101 offerto dal museo tecnologicamente, tra l'altro un museo che uno vi consiglio e due è essenzialmente essenziale alla storia dell'informatica. Mi hanno aiutato con molte fonti, ringrazio soprattutto Gastone Garziera, che ho già ringraziato nel video precedente che vi ho linkato in descrizione. Tra l'altro ho supportato anche finanziariamente il museo quando doveva trasportarsi, perché è veramente un bel posto, vi consiglio di andarci. Comunque, vedete, il linguaggio è molto particolare, ma c'è da dire una cosa, la struttura sembra più difficile di quello che è. D'altronde, ricordiamoci, la programma 101 usava una tastiera simile a quella di una calcolatrice. Ciò voleva dire che le istruzioni non erano nel nostro, diciamo, linguaggio, non era un assembly moderno che usa di solito istruzioni simili in inglese, come possono essere JMP,
oppure add o cose del genere. Utilizzava simboli matematici, simboli logici e nomi di registro. Vediamolo, diciamo, in un altro modo. Proviamo a reimmaginare alcune cose. Qui, come vedete, ho provato a scrivere un pezzo del programma, ovviamente non ho scritto tutto e alcune parti le ho lassate così, in un linguaggio più simile all'assembly. Come vedete abbiamo come si dice, un'origine, scritta come puntori, come si fa in LC2 o in LC3. Abbiamo LDM, che vuol dire caricare il registro tal di tali in M, anzi l'inverso, pardon. Comunque vabbè, 0, cioè caricare il registro MNB, poi 0 A, vuol dire azzerare il registro A, azzerare il registro B. Questo si tratta, ad esempio, qua ho fatto un label ripeti puntata che servirebbe per un saldo, STP di istruzione di stop, DRT 0 dovrebbe dire print 0, quindi un'interlinea, non stampa nulla, poi invece caricherebbe la puntata in A e via così, LDA invece carica A, essenzialmente l'equivalente della freccina giù della programma 101. Se noi volessimo oggi creare un sistema che funziona come la programma 101, magari utilizzando un microcontrollore, probabilmente questo sarebbe il modo migliore di scrivere il linguaggio. D'altronde, il linguaggio non lo scriveremo con una tastiera da calcolatrice, ma lo scriveremo con una tastiera da calcolatore classico, da computer, diciamola così. Quindi, ovviamente, sarebbe necessario utilizzare un'altra sintassi, però logicamente il linguaggio sarebbe lo stesso identico. Però quello che lo rende un assembly non è la sintassi strana, ma il fatto di come ragiona. È essenzialmente il linguaggio che usa il calcolatore a livello base, nulla deve essere eseguito su di esso perché ciò funzioni, e soprattutto questo linguaggio ragiona in un livello basso, utilizza dei registri, non delle variabili, permette di scambiare tra registri, di lavorare con questi registri, permette di elaborare in questi registri, non crea variabili, non è elaborato, non è compilato, essenzialmente questo è il set di istruzioni dell'Olivetti programma 101. Per quanto sia un sistema semplice, per quanto alcune fonti non specialistiche l'abbiano chiamato AutoCode, quindi all'epoca voleva dire essenzialmente un linguaggio semplice, quello che noi potremmo quasi definire oggi un linguaggio interpretato a livello di Python, però da un punto di vista informatico non è un basic, ma è un assembly molto furbamente sviluppato. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace a questo video, a condividerlo con chi può essere interessato, a controllare le fonti in descrizione dove ci sono anche varie indicazioni su come supportare eventualmente il canale, e buona continuazione.